La gonna è una cosa che a me piace indossare, quindi la indosso e basta. Cioè, in teoria, quello che vorrei anche dire è voglio la gonna, punto. Cioè, io non dovrei spiegare perché voglio la gonna, capito? Però è libertà di espressione, poi può essere anche verso l'amore, può essere anche verso tutto in realtà. In questo caso sì, è stato tutto non veloce, perché dire veloce sembra che non sia stato curato abbastanza. In realtà è stato tutto, cioè, fortunatamente veloce, nel senso che ci è venuto tutto molto, molto spontaneo. Questa è stata la cosa molto carina. Anche musicalmente parlando, io sono riuscito anche a suonare qualcosa dentro il disco, a dare anche delle direttive, purtroppo non precisamente perché poi ero sempre in giro, ma sono riuscito anche a suonare e a comporre anche dentro le produzioni. L'equilibrio l'ho trovato, è solo un non rendersene conto, poi di quello che dico, cioè, sono lucido tutto quanto, però dico, cioè, la vivo così normalmente che dico, ok, ci sta. Poi magari ci penso un po', e mi dico, cavolo, lui. Ma tutti in realtà risalgono allo stesso periodo, che comunque parliamo di, cioè, comunque giugno, luglio, agosto, questo periodo così, mentre uno, che è quello che ho scritto io, risale precisamente il mese, non te lo so dire, ma quando ero ancora in casetta d'amici, che poi però ho concluso dopo, quindi diciamo che si arrivano in quei mesi lì. Infatti, erano mesi dove c'era una data di in-store, una data di live. Quindi io registravo così, in un day off che magari mi capitava, infatti il disco è molto energico proprio per questo motivo, perché rispecchia quel mio periodo lì. Quella risata è una risata vera, cioè non l'abbiamo. È una risata vera perché stavo registrando, forse avevo sbagliato, se non sbaglio, oppure qualcosa non era andata, mi sono messo a ridere, e Simone poi l'ha tagliata e l'ha rimessa all'inizio brano. In realtà è bello perché è a tempo quasi la risata, c'è la cosa per ridere per quel motivo lì. No, però non c'è un particolare significato. Era solo, cioè, detto, ah, cavolo, figa. Beh, fondamentalmente, quando facciamo musica è sempre un po' lo stesso mondo. Certo, amici fa anche conoscere una persona, quindi oltre all'aspetto musicale. Quindi ci sta che magari sia leggermente diverso, ma perché è un percorso leggermente diverso, non perché sia TV o altro. È inevitabile, ovviamente, questa minima differenza rispetto a, non lo so, a farsi conoscere solo tramite la musica. L'ho sviluppata inizialmente cantando e cantando e cantando e cantando da solo, perché io già suonavo avevo una band punk inizialmente, poi ho scritto un disco in inglese da solo, e poi ho iniziato a suonare nei locali della mia città, quindi suonare e a cantare in realtà nei locali della mia città, quindi lì ho iniziato un po' anche a capire come funzionava la mia voce, qual era magari il punto di forza della mia voce, e cercare di migliorare. Non sono mai andato a lezioni, questa è una cosa che non ho mai detto, non sono mai andato a lezioni di canto perché avevo paura che qualcuno potesse snaturarmi. Era una mia paura, un mio timore, in realtà è infondato, perché comunque gli insegnanti bravi ce ne sono. Poi sono arrivato ad Amici e fortunatamente ho trovato gli insegnanti giusti che non mi hanno snaturato, anzi, mi hanno aiutato ancora di più a trovare i miei punti di forza, soprattutto sulla voce, e a svilupparli al meglio. Quelli comunque sono gli insegnamenti che non dimentico mai. È una bella classe, e ad oggi non so dirti precisamente in chi mi rivedo, perché comunque è ancora presto, avranno modo anche i ragazzi di mostrarsi ancora di più. Amici, è un percorso che ti dà spazio, se ci stai dentro ti dà spazio per mostrarti sempre di più. Quindi io l'ho vissuto e ti dico che ancora c'è da aspettare un po', perché i ragazzi sono molto, molto carini tutti. Quindi tra un po' chi si mostrerà ancora di più, mi prenderà la testa, magari. Quest'album, come ho detto anche prima, è anche l'inizio di un nuovo percorso, no? Che arriva da dopo Amici,
È sempre il solito Luigi, anche perché non è passato chissà quanto tempo, però c'è già una, sto cercando anche una nuova dimensione musicale che diciamo ho quasi anche trovato in realtà. E niente, l'inizio di un nuovo percorso. Quello che avevo detto prima era il messaggio di libertà. L'insegnamento, ce ne sono tanti in realtà, poi in 8 mesi di cose lì, diciamo che se ne imparavano tante. Vabbè, a parte l'aspetto musicale, che ovviamente c'è, lo si sa, è una scuola vera e propria di musica, di canto, credo il non fermarsi mai davanti all'apparenza. Perché vivere comunque tanto con altri ragazzi che sono di altri posti, che sembra scontato, in realtà cioè fa capire molte cose della vita dei ragazzi, di come vivi in base anche a un luogo diverso rispetto al tuo. Quindi quella cosa mi ha fatto capire di non fermarmi mai anche davanti a una parola. Lavorare nel cinema, diciamo che come doppiatore, io vabbè, ho cantato, quindi ero nella mia comfort zone, diciamo, quindi ci stava. Però la cosa più particolare era che io tramite la voce dovevo far capire anche un semplice gesto, un semplice movimento di questa cosa del coccodrillo alto 2 metri. E quindi diciamo che inizialmente mi ci sono dovuto un po' abituare, poi ci ho preso la mano ed è andato in realtà poi tutto liscio. Siccome era la mia prima volta, poi ci sono stato un bel po', soprattutto perché volevo fosse qualcosa cioè un risultato comunque il massimo che potevo dare, diciamo. E quindi ci ho lavorato tanto, 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 poi fortunatamente è uscito bene. Quando si parla di musica suonata, comunque in generale di live, sono tranquillo, ma non perché io sia bravo, sono tranquillo perché mi piace così tanto che me la vivo con molta tranquillità e faccio tutto in modo molto naturale. E come ti ho già appena detto, praticamente sarà tutto suonato, ci sarà tutto il disco e anche il vecchio EP, e volevo in realtà inserire dentro la setlist dei momenti in acustico. È come se volessi portare Luigi in cameretta che suona a un pubblico, diciamo, più grande della sua cameretta, visto che prima non c'era nessuno nella cameretta, c'era solo la chiave della porta chiusa, come pubblico.